approvato il bilancio della regione. In ricordo delle vittime delle mafie. E un model per capire l'Europa. Il Consiglio regionale si è riunito il 24, il 30 e il 31 marzo per esaminare il bilancio della Regione Piemonte 2016-2018. Il documento è stato approvato a maggioranza con il contingentamento dei tempi nella serata del 31 marzo. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 31 marzo a maggioranza il bilancio di previsione finanziaria 2016-2018, il primo redatto ai sensi della legge che impone l'equilibrio di bilancio. Ampio articolato il dibattito in aula con l'esame di oltre 200 emendamenti, presentati per lo più dalle opposizioni. Collegati al provvedimento sono stati approvati anche diversi documenti di indirizzo. Oltre 7.000 persone hanno partecipato il 21 marzo a Torino alla 21esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa, realizzata con il contributo del Consiglio regionale attraverso l'Osservatorio sull'usura, si è svolta in collegamento con la manifestazione nazionale a Messina. Con il presidente e il vicepresidente di maggioranza del Consiglio, anche molti consiglieri regionali e il vicepresidente della Commissione speciale di indagine per la legalità. Nel pomeriggio Palazzo Lascaris ha ospitato un workshop su lavoro, diritti e prospettive, organizzato da Libera Piemonte. Una simulazione delle attività di Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea per imparare come si decide a Bruxelles. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa EU Model Torino, promossa dalla Consulta regionale europea e presentata a Palazzo Lascaris. Circa 90 gli studenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al progetto, segnale concreto dell'interesse maturato dal mondo giovanile nei confronti delle tematiche europee.